cosa? Siamo pronti. Allora, pensi di tenere il mio passo? Alla seconda puntata di Area Gol, sempre qui su Teleprima. Un'altra settimana molto intensa in casa Napoli, infatti c'è stato il turno infrasettimanale Genoa-Napoli che ha visto ancora la vittoria degli azzurri, anche se un po' più sofferta rispetto alle altre gare, quindi ancora vetta della classifica e una stagione che si preannuncia davvero caldissima, ma ovviamente abbiamo da recuperare anche Napoli-Inter al San Paolo sabato scorso 0-0 per una prestazione importante ancora una volta di Hamsik e compagni. Parleremo però anche della Serie B con Avellino e Salernitana che hanno vinto nell'ennesimo turno infrasettimanale, questa volta del martedì per la Serie Cadetta. Parleremo anche del Benevento perché ci sono stati tanti cambiamenti, infatti ha lasciato il club giallorosso il DS di Somma, è stato esonerato anche il tecnico Baroni, è subentrato invece Roberto De Zerbi, ma purtroppo la marcia dei Sanniti non è cambiata incassando il 10° KO consecutivo in altrettante gare. Di questo e molto altro parleremo con i miei ospiti e io li presento subito. Alla mia destra un gradito ritorno, un amico oltre che un bravissimo collega, Cristiano Corbo del network Nuove Voci e rompipallone.it. Ciao Alessia, grazie per avermi. Grazie a te. Poi a fianco a lui un altro amico, un altro bravissimo collega che ci parlerà di tantissime cose, lui è appassionato di musica, di calcio, di sport, Francesco Vassura di spazionapoli.it. Ciao Alessia, un saluto a tutti. Buonasera, poi un altro gradito ritorno, c'è con noi Federico Mancini di Radio No Frontiere. Ciao Alessia e ben ritrovati a tutti quanti. Invece, per la prima volta qui, e ne sono felicissima, Ciro Gaipa, direttore di Napoli Calcio News e collaboratore di Radio No Frontiere. Ciao Alessia, un piacere essere qui con voi anche oggi. Piacere mio. Bene, partiamo subito da te, caro Cristiano. È stata una settimana intensa in casa Napoli perché c'erano questi strascichi di questo Tour de Force, di queste tantissime partite in praticamente 10 giorni, tutte gare molto importanti, due gare molto diverse, sia Napoli-Inter che Genoa-Napoli. Tiriamo un po' le somme di queste giornate azzurre, un primo bilancino di quello che è successo. No, il bilancio è pazzesco perché i numeri sono pazzeschi. È un Napoli che continua a macinare il gioco, che continua a fare bene, i risultati finalmente sono dalla sua parte, ma soprattutto Napoli che ha carattere, che l'ha dimostrato, l'ha portato in campo, poteva subire il contraccolpo della famosa stanchezza, però più che stanchezza si parla di scarsa brillantezza. Come l'ha superato? L'ha superato con l'estro del singolo di Mertens. Poi la partita con l'Inter fa un po' storia a sé, perché i nerazzurri sono una squadra tosta, cinica, che non lascia nessun dettaglio davvero. È una squadra soprattutto che sa difendersi bene, e il Napoli si è scontrata proprio contro la corazzata di Spalletti alla fine, però i valori vengono sempre fuori e questo Napoli ha tantissimi valori. Ecco Francesco, facciamo un passettino indietro, andiamo proprio a Napoli-Inter, prima ovviamente di commentare la gara di ieri. Napoli-Inter 1-0-0 che ha spaccato un po' la tifoseria, ma soprattutto i giudizi degli addetti ai lavori, perché abbiamo visto tantissimi che hanno detto un'Inter pazzesca, candidata allo scudetto, però sicuramente anche la prestazione del Napoli non è stata assolutamente poco brillante, anzi. No, la prestazione del Napoli è stata positiva contro un Inter
che è una squadra solida, quest'anno è una squadra che secondo me può dare molto del filo da torcere, forse è un po' presto per parlare di scudetto, ma è una squadra molto tosta, ha fatto un innesto molto importante in difesa che è Skriniar, ma a mio avviso ha fatto un innesto ancora più importante a centrocampo con Vesino, per non parlare di Spalletti in panchina che sta dimostrando di essere un grande allenatore. Quindi in questo momento l'Inter è una squadra comunque che può mettere in difficoltà il Napoli, ha fatto secondo me la sua partita onesta, voleva prendersi un pareggio, è riuscito a prendersi questo risultato, ma andare a criticare il Napoli per la prestazione offerta contro l'Inter è sbagliato, e il Napoli ha saputo reagire e l'ha fatto ieri in un campo molto difficile come quello di Genoa. Assolutamente Federico, infatti ritornando sempre alla partita contro l'Inter per poi analizzare anche quella di Genoa, assolutamente il Napoli ha dato comunque conferme, anche se magari qualche difettino nella gara di Marassi è emerso, se proprio vogliamo andare a cercare. Sì, vogliamo essere precisi, la gara a Genoa con il Genoa ha ricordato vecchi nefasti, cioè il Napoli ha avuto dei sbarioni difensivi, ha messo in discussione la partita. Però io vorrei sottolineare la maturità di questa squadra. In altri campionati il Napoli avrebbe pareggiato o addirittura perso, quindi insomma dobbiamo essere contenti di una squadra che ormai gioca quasi a memoria. Unico insomma incertezza che io vedo che Sarri ha difficoltà nei ricambi, momento che cui la squadra deve giocare in Champions avrebbe bisogno di un ricambio, a volte fa giocare Zielinski insieme ad Hamsik e si crea un grande equivoco, perché entrambi secondo il mio parere non possono coesistere. Quindi insomma forse il Napoli doveva comprare un altro centrocampista e allungare un attimino la panchina per avere più scelta. Poi, parlando di panchina, rimane il punto interrogativo di Mario Rui. Dobbiamo avere da Zunica ai nostri giorni sempre qualche interrogativo in difesa. Quindi alcune cose forse andavano fatte, spero che nella campagna di gennaio qualcosa si riveda. Anche se parlando proprio di rinforzi, pare che Inglese debba venire, insomma, a prescindere dalla ripresa di Milik. Ecco, parleremo più avanti anche di mercato in ottica gennaio. Ciro, assolutamente ho visto, come hanno detto anche precedentemente, un Napoli che sicuramente ha saputo reagire, perché avevamo visto anche nella gara contro il Manchester City, comunque in un momento difficile ha saputo ritrovarsi e comunque ricominciato a giocare come sapeva, ma anche nella gara di Genoa non si era messa all'inizio molto bene nonostante i valori ben diversi, però il Genoa ha fatto la sua partita e il Napoli comunque ha saputo rimontare, quindi rimetterla sui binari giusti. Assolutamente, con il Genoa insomma il Napoli ha fatto una grandissima partita, come ha sottolineato anche Sarri nel post partita, una squadra che ha palleggiato bene, ha messo in difficoltà comunque sia nel primo che nel secondo tempo il Genoa, che era partito benissimo con quel gol di Tarabt, però chiaramente dopo i primi 15 minuti di gioco non c'è stata più partita. Secondo me il Napoli ha preso letteralmente in mano il pallino del gioco e ha portato a casa i 3 punti, sì con qualche difficoltà finale, però credo fisiologica, perché dopo 3 partite come quelle giocate contro Roma, Manchester City ed Inter era normale subire un piccolo calo. Ovviamente vediamo dei giocatori che sono quasi sempre in campo, in primis il capitano Marek Hamsik, che non sta attraversando un periodo di grande forma da inizio stagione, però c'è una bella differenza tra dire che il Napoli è una squadra stanca rispetto a dire che il Napoli è una squadra poco brillante in questo momento, soprattutto in alcuni suoi singoli. Non ci dobbiamo dimenticare che questa squadra è in campo dal 16 agosto e si allena dal 4 luglio, quindi qualche piccolo calo fisiologico credo sia normale in questa fase della stagione, ma sono sicuro che nelle prossime partite, anche grazie comunque ad alcuni ricambi che ci saranno sicuramente, a partire già da domenica con il Sassuolo, poi ci sarà la gara fondamentale in Champions con il Manchester City, che forse potrebbe segnare anche in termini positivi o negativi la qualificazione, e poi la trasferta di Verona con il Chievo. Lì secondo me qualche cambio lo vedremo sicuramente. Ecco, Inter, Genoa e poi Sassuolo ormai quasi alle porte. Andiamo a vedere il servizio sulla settimana azzurra. Abbiamo visto cosa è successo in questa settimana azzurra, anche con un piccolo flash, come dicevamo, a microfoni spenti nel siparietto tra Insigne e Sai nel pre-match di Marassi. Beh, parlavamo prima, Cristiano, anche di stanchezza. Sicuramente per una squadra che gioca come il Napoli di Sarri bisogna essere sempre a mille, attenzione sempre ad altissimi livelli, però non credi che ci sia stata anche forse un po' di stanchezza mentale, soprattutto dopo la partita del San Paolo contro l'Inter? Le pressioni sono indubbiamente tante, ma è qualcosa che i giocatori conoscono, che hanno già attraversato, affrontato nelle passate stagioni.
Secondo me qualcosina in più sul turnover si può fare. Da questo punto di vista Sarri dovrebbe crescere un pochettino, però chiaramente riferendosi e paragonando anche agli altri allenatori della Serie A, però squadra che vince non si cambia. Il Napoli ha questa ghiottissima possibilità quest'anno, e anche in avanti con l'infortunio di Milik qualcosa insomma si è rotto. Certo, finché Mertens è poco brillante e poi tira fuori dal cilindro una tripletta, a questo punto ha ragione Sarri e noi ci fidiamo assolutamente dell'allenatore. Assolutamente sì, Francesco. Infatti si diceva anche che Dries Mertens era un po' stanco, non era il solito Mertens, soprattutto contro l'Inter, anche se chapeau a Skriniar, perché è stato assolutamente un giocatore straordinario, lo vedremo anche dopo con i dati. Quindi assolutamente vanno in campo anche gli avversari, no. non c'è solo Mertens, però abbiamo visto a Genova assolutamente un Fazio Nuove davvero in grandissimo spolvero, con due gol, cioè stupendi. Il secondo credo sia da Cineteca, ma lo stop vale quasi quanto più del tiro in sé, perché ha messo giù un pallone impressionante. La punizione mi ha ricordato molto la stessa che ha effettuato a Empoli l'anno scorso, che anche lì per il portiere avversario c'è stato poco da fare. Sui calci da fermo è migliorato molto. Mertens, ma è una caratteristica che già aveva secondo me dai tempi di Eindhoven. È un giocatore che non è stanco, è un giocatore che secondo me vorrà giocare tutte le partite in questo momento, e il fatto di avere Milik ai box e nel momento attuale non c'è un ricambio per il Napoli spingerà anche lo stesso Mertens ad avere un salto di qualità effettivo mentale, a centellinare le sue energie per avere in qualche modo la possibilità di giocare tutte queste partite, tutte queste occasioni appunto per poter ancora dare il proprio contributo. Poi a gennaio vedrà se il Napoli interverrà subito con Inglese o con qualche altro attaccante, ma intanto Mertens vuole restare al centro dell'attacco e secondo me continuerà a farlo. Assolutamente sì, ha acquisito anche quell'egoismo classico dell'attaccante. Sì, ormai ha acquisito proprio il posizionamento di centravanti, cioè sta a casa sua, come si suol dire, nel senso che ricordiamo che dai tempi di Benitez Mertens durava un tempo, e quindi l'interrogativo era su questo ragazzo se riusciva a migliorare. Poi insomma si è visto che il suo essere centravanti lo ha proprio forgiato. Però io vorrei ritornare un attimino indietro, Alessia, e ringraziare per questo la cessione di un vecchio numero 9 del Napoli andato alla Juventus. Se non, questa cessione non esisteva, noi non ci trovavamo questo campioncino. Quindi insomma le cose devono anche evolversi su una certa maniera. E quindi, insomma, diciamo, da una situazione che sembrava completamente negativa e di tragica, spascio, quasi si è definito, anche se circola voce che con la nuova clausola rescissoria e considerato anche l'età, forse al Napoli converrebbe anche la cessione per il prossimo anno. Però auguriamoci che il ragazzo partecipi alla vittoria, si spera, del campionato, per dare insomma il suo segno di presenza in questa stagione, che speriamo che continui così. Assolutamente sì, numeri ovviamente dalla parte di Mertens, del Napoli e di Sarri, che ha compiuto questa scelta, però effettivamente con l'infortunio di Milik, che è stata una serie di sfortunatissimi eventi, perché davvero non si può dire altro, è costretto tra virgolette comunque ad essere protagonista del campionato del Napoli. Si poteva fare, come diceva anche Federico, qualcosa in più sul mercato in ottica futura, e soprattutto sta in Sarri trovare alternative tra gli uomini che è già a disposizione? Sicuramente sì, anche perché Sarri è già stato bravissimo lo scorso anno. Diciamo che la sorte paradossalmente ha aiutato il tecnico toscano, perché lui lo ha anche detto ieri nel post partita: io sono stato bravo a metterlo lì, però la differenza l'ha fatta il giocatore, che praticamente è un centravanti nato, abbiamo sbagliato tutti a considerarlo un esterno. Quindi diciamo che da questo punto di vista credo che Sarri abbia fatto il suo lavoro al 100%. Però su Mertens ci tengo a sottolineare un dato importante, perché proprio oggi c'è stato un elogio da parte del profilo Twitter della Champions League proprio nei confronti di Mertens, sottolineando che nell'anno solare 2017 ha realizzato 30 reti in 39 partite. Quindi questo credo che sia la più grande vittoria di Maurizio Sarri dopo i 36 gol di Higuain. Anche questo dato relativo a Mertens è una grande vittoria del tecnico azzurro, che sta dimostrando, oltre a essere un grande allenatore, di essere anche un grande dosatore di energie, di forze, ma soprattutto
di saper schierare i giocatori in più ruoli, questo credo che sia l'aspetto più importante. Quindi il Napoli sì, deve trovare un'alternativa a Mertens, perché non le può giocare tutte fino a maggio, ovviamente deve anche un quarto d'ora, 20 minuti rifiatare. Credo che però la soluzione inglese sia quella più effettiva e fattibile in vista di gennaio, con magari anche il prestito di Milik al Chievo, una soluzione già paventata nei giorni scorsi e che io non trascurerei. Ecco, lo chiedo a voi in combo, inglese sì, inglese ni? Inglese sì, a patto che Milik comunque abbia tempo e soprattutto la possibilità di andare a giocare. Sono molto favorevole al fatto che Milik possa andare a Verona, perché deve un po' ricostruirsi non solo in campo ma anche fuori, perché è una batosta, una doppia batosta da cui difficilmente comunque ci si riprende. Inglese sì, perché è pronto, perché è fresco, perché ha voglia di giocare in una grande squadra, quindi ha tutte le caratteristiche e le qualità per stare nel Napoli. Assolutamente, poi non credo sia sminuente per lui nel caso di andare al Chievo Verona o per il Napoli comunque. No, assolutamente no, anche perché comunque si sta parlando di un giocatore inglese classe 91, sarebbe il salto di qualità definitivo per la sua carriera. E il Chievo, al di là della sconfitta di ieri con il Milan, secondo me è una piacevole scoperta del campionato. Quindi mettere inglese nel gioco di Maran, soprattutto con un giocatore come Birsa dietro, che è molto tecnico, molto intelligente, potrebbe far rivalutare proprio lo stesso calciatore dal punto di vista umano, come diceva giustamente Cristiano, che è la prima cosa dopo due infortuni di questa gravità in un anno. Prima di tutto bisogna recuperare psicologicamente il calciatore. Assolutamente sì. Invece contro il Sassuolo, secondo te Federico, ci sarà un po' di turnover, si cambierà qualche elemento, cambierà qualcosa? Anche perché, come anticipavamo prima, ovviamente poi c'è il Manchester City che aspetta, sì, il Napoli. Sì, penso che inevitabilmente Sarri qualcosa cambierà, anche se è un po' restio a togliere Mertens, perché comunque lui conta molto sul minutaggio del primo tempo, però ripeto, sempre qualcosa sulla linea di centrocampo varierà. C'è un attimino da discutere il fatto che il rendimento degli ultimi tempi di Amsic è cresciuto, però il ragazzo, insomma, furia di essere sostituito, corre il rischio nel corso del tempo un po' di demotivarsi, quindi speriamo un attimino che ritrovi la sua forma e soprattutto la convinzione mentale, questo è importante. Ecco, secondo te è solo una questione di forma, di condizione fisica o anche di fattori? Ma io non so, perché in realtà circolano voci che da quando ebbe l'infortunio non è più se stesso, nel senso che ha paura di fare dei contrasti, insomma alcuni atteggiamenti non sono quelli più del primo Amsic, che non vorrei che cammin facendo questo possa essere questo il vero motivo, però insomma come abbiamo visto nelle ultime partite Amsic è cresciuto e quindi spero che insomma tolga l'idea di toglierlo tra virgolette dal campo a Sarri, quindi questo è l'unico problema. Ma ritorniamo sempre al vecchio problema, che il Napoli non ha grandi ricampi di centrocampo in panchina, perché secondo me a gennaio bisogna comprare anche un altro centrocampista, perché appunto per questa intercambiabilità occorre un attimino avere più scelte di quelle che abbiamo. Parlando invece sempre di singoli, mi fa piacere dire che Pepe Reina è tornato ad essere reattivo e decisivo quando chiamato in causa. Assolutamente sì, Pepe Reina è ancora una certezza per il Napoli, ha dimostrato in diverse partite comunque in questa stagione di essere comunque decisivo. Insomma, con l'Inter insieme ad Handanovic sono stati praticamente i migliori in campo. Quindi credo che non sia mai esistito un caso Reina. Lui, dopo il famoso rifiuto al Paris Saint-Germain, quella notte travagliata, l'ultima giornata di mercato, credo che abbia davvero fatto un patto con i suoi compagni, con lo spogliatoio, con l'allenatore, e abbia deciso comunque di rimanere per vincere, perché questo è l'obiettivo di tutta la squadra. E credo che anche le formazioni che abbiamo visto in campo rispetto alla Champions, quelle viste in campionato, siano l'ennesima dimostrazione di come il Napoli quest'anno voglia puntare esclusivamente sul campionato. Quindi non sarà una tragedia se gli azzurri dovessero uscire dalla Champions, anche se poi lì bisognerà vedere l'impatto con l'eventuale Europa League, perché comunque non credo che il Napoli finirà ultimo nel girone di Champions, e quindi un terzo posto eventuale significherebbe cambiare giorni di allenamento, giorni di partite, perché l'Europa League si disputa il giovedì, lo sappiamo bene. Però il Napoli ha anche una rosa per poter andare fino in fondo in Europa League e magari spendere meno energie mentali rispetto alla Champions, che ti toglie tantissimo come entusiasmo, come energie, come forze. Infatti Sarri lo ha sottolineato, la sua paura nella gara di ieri con il Genova era proprio quella che i giocatori avessero un calo di entusiasmo e di energie dopo le tre gare ovviamente della settimana prima. Invece questo non è avvenuto fortunatamente, anzi il Napoli ieri veramente ha dato una dimostrazione di grande forza. E ci tengo a sottolineare, per rispondere anche a Federico che diceva ci vogliono dei ricambi a centrocampo, secondo me il Napoli li ha i ricambi a centrocampo, perché ci tengo a sottolineare la prova di Diawara
esattamente come nella gara di Manchester, secondo me un giocatore straordinario, uno dei migliori in campo, 20 anni e credo che sia veramente il futuro di questa squadra e di questa società. Lancio meraviglioso per Mertens ieri, se impara, ecco, a palleggiare come già fa Jorginho, che è perfetto nei meccanismi di Sarri, può diventare davvero il centrocampista titolare di questa squadra. Sì, poi c'è anche Rog che comunque... assolutamente, anche se Rog, Sarri lo sta provando come vice Callejon ultimamente. Assolutamente sì, poi forse va ancora un po' educato, perché sì, è vero che morde sì. le caviglie, il classico giocatore che a me piace tantissimo, sì. però effettivamente in determinati entra partiti... sempre con grande forza e veemenza, sì. si becca il cartellino giallo. Il cartellino ormai esatto. è fisso. Esatto. Però credo che possa essere un buon ricambio a Callejon, anche lui deve rifiatare qualche partita perché non ha 200 polmoni, quindi già non si ferma da 4 anni praticamente, le ha giocate sempre tutte con il Napoli, quindi penso che sia una delle soluzioni da tenere d'occhio anche per le prossime sfide, non solo Sassuolo ma anche Chievo. Assolutamente sì, Cristiano, ormai la stagione del Napoli, seppur iniziata non da tantissimo, è già un bivio perché si parla di Champions, si parla comunque di classifica, di scudetto, di tantissime cose. Secondo te il Napoli su cosa punterà e soprattutto, riprendendo il discorso di Ciro, se è giusto appunto nel caso tralasciare la Champions, nel senso che nel caso di uscita non è un dramma, o se effettivamente potrebbe esserlo, forse soprattutto per i tifosi. Per i tifosi soprattutto dal punto di vista economico, secondo me, esatto. perché non so quanto De Laurentiis possa essere d'accordo, però l'abbiamo detto anche prima, quest'anno c'è un'occasione davvero palese, lampante, c'è una consapevolezza che non ho visto negli altri anni e c'è soprattutto una squadra che è pronta per vincere, insomma il terzo anno, no? È l'anno della maturità, l'anno in cui Sarri sta centellinando anche i minuti, ma soprattutto sta mettendo in campo sempre una squadra pronta, preparata, e soprattutto gli errori che si sono visti negli anni scorsi quest'anno non ci sono, è palese che il Napoli viaggi a 1000 all'ora e lo faccia continuamente all'interno dei 90 minuti. Non so quanto i giocatori non vogliano giocare la Champions League, non so quanto i giocatori vogliano poi giocare eventualmente l'Europa League, so che però vogliono vincere lo scudetto, quindi è qualcosa che va studiato e secondo me se ne accorgeranno definitivamente anche col tempo. Assolutamente sì, effettivamente lo scudetto, anche perché il Napoli è stato protagonista di una partenza eccezionale, come mai c'era stata. È vero che le prime forze del campionato comunque hanno dei ritmi comunque molto alti, c'è la Juve, c'è l'Inter, c'è la Roma, c'è la Lazio, però tutte le carte sembrano essere in regola quest'anno per far sì che comunque almeno il Napoli possa dire la sua fino alla fine. Questo sicuramente, io credo che da questo punto di vista, come è iniziata la stagione, la parola scudetto non può più essere, anche da un punto di vista lessicale, un tabù. Sdoganiamo. All'interno del singolo spogliatoio, anche perché in questo momento il Napoli può e deve lottare per lo scudetto, anche perché io credo che il Napoli in quei 30 minuti iniziali di Manchester si sia reso conto di cosa sia veramente l'Europa. Perché in quei primi 30 minuti il Manchester ha messo in serissima difficoltà il Napoli e il Manchester City è tuttora naturalmente una squadra superiore al Napoli che lotterà per la Champions, sono altri finanziamenti, sono altri giocatori, allenatori, si parla d'altro. Però invece il campionato quest'anno il Napoli può dire la sua molto più che in Champions League e ci tengo a sottolineare che il possibile passaggio in Europa League non sarebbe così disdicevole, anche perché è una coppa importante, il Napoli l'ha già vinta quando si chiamava allora Coppa UEFA, ma è una coppa importante che porta prestigio, quest'anno ci sono squadre comunque di buon livello, l'anno scorso l'ha vinta il Manchester United che comunque è una squadra di tutto rispetto, quindi sicuramente è una competizione che il Napoli non dovrebbe a mio avviso andare in qualche modo a cestinare senza nemmeno giocarla, ma il primo obiettivo in questo momento deve essere il campionato, diceva giustamente Cristiano, è il terzo anno è sempre quello più difficile, a scuola, all'università, anche del calcio, c'è bisogno in questo momento di avere costanza, di credere in questo obiettivo, la parola va sdoganata, il Napoli può e deve secondo me lottare per lo scudetto. Quanto è saggio questo Franci, eh? Tantissimo, ha l'esperienza da vendere da questa partita. Assolutamente sì, la partita di Manchester effettivamente, come diceva anche Francesco, a prescindere dal risultato è stata comunque una grande fucina di esperienza per il Napoli stesso, sono quelle partite che bisogna giocare perché davvero poi capisci cosa ti aspetta, cosa sarà, anche perché il Manchester sembrava un Napoli elevato ovviamente all'ennesima potenza, con tanti finanziamenti, tantissimi campioni, però sembrava un po' che la base fosse almeno similare. Sì, come abbiamo visto praticamente la partita col Manchester,
c'è questo timore reverenziale che si è sempre detto che gli italiani debbano avere con gli inglesi, il Napoli lo sta passando, perché acquisendo esperienza, se rivediamo la partita, il Napoli non ha avuto quella soggezione, alcuni tratti ha dimostrato e sembrava quasi di tenere in palla il Manchester, però questo fatto di acquisire esperienza dà sempre più certezza alla squadra e capacità dei propri mezzi, perché questa è la cosa più importante. È un problema, diciamo, mentale che insomma è di antica data per le italiane, però affrontando sempre più, insomma, le squadre di peso e di rango, penso che questo gap venga prima o poi abbattuto. Però ricordiamoci che il Napoli si deve giocare tutte le sue carte, anche se, ripeto, è sempre una questione mentale, e pare, come ha detto Sarri, che i suoi giocatori sono proiettati al campionato perché li vede motivatissimi. Noi speriamo comunque che in entrambi le competizioni facciano al meglio, insomma, quindi l'allenatore, dice Sarri, conta fino a un certo punto, poi nella testa il meccanismo va nei giocatori, quindi non possiamo entrare in merito. Assolutamente sì. A Napoli sarà una gara diversa con il City, cosa succederà? Sarà una gara diversa perché innanzitutto il Napoli ha già affrontato il Manchester City, quindi probabilmente non sbaglierà l'approccio, cosa che invece è accaduta in Inghilterra, anche se poi comunque, insomma, il Napoli dopo la prima mezz'ora ha giocato un'ora veramente, insomma, di grandissimo livello, mettendo anche in difficoltà il Manchester City, che sarà anche calato sicuramente, però comunque il Napoli se l'è giocato a testa alta, poi questo bisogna sottolinearlo. Mi è piaciuto molto il parallelismo con il terzo anno, che è sempre quello più importante, perché è vero, è come se il Napoli fosse a un passo praticamente dalla laurea e quindi adesso deve fare solamente lo scatto decisivo per ottenere questo traguardo. D'altra parte, io ricordo a settembre del 2015 una conferenza stampa di Sarri prima di Empoli-Napoli, e parlando proprio dell'Empoli, che era la sua ex squadra fino a qualche mese prima, Sarri disse che il Napoli sarebbe stato l'Empoli, ma bisognava aspettare ancora 3 anni, e per questa frase è stato praticamente discusso, è stato praticamente contestato, anche perché poi il Napoli pareggiò quella partita, non iniziò bene quel campionato, lo ricordiamo tutti perfettamente. Però il Napoli è diventato l'Empoli, in che senso? In termini di consapevolezza, di convinzione, di gioco, i calciatori sanno tutti quelli che devono fare, quando lo devono fare, ecco, in quello intendeva Sarri quando diceva il Napoli sarà l'Empoli. Quindi credo che sia cambiata proprio la grammatica calcistica, ecco, dei giocatori in campo, che adesso sono veramente consapevoli e convinti di poter raggiungere un grande traguardo. La gara con il Manchester City, secondo me, sarà una gara di altissimo livello, e che il Napoli, secondo me, non voglio dire che vincerà, però secondo me il Napoli farà capire davvero al Manchester City cosa vuol dire il catino del San Paolo, cosa che hanno visto in passato il Chelsea, il Bayern Monaco e tante altre grandissime squadre. Assolutamente sì, ovviamente si pensa ad un San Paolo caldissimo. Oggi sono usciti i biglietti, c'è stata l'inizio della vendita, prezzi ovviamente non proprio popolarissimi, però ci poteva stare. Spettacolo, insomma, esatto. Era abbastanza prevedibile. Spettacolo merita, esatto. Pensavo peggio, devo dire la verità. Pensavo stile Real. Esattamente, stile Real, tempi belli di una volta, però assolutamente San Paolo sempre presente, anche contro l'Inter abbiamo visto fuori grotta veramente caldissima come non mai. Quindi parlavamo di scudetto, caro Cri, però ovviamente le inseguitrici al momento non mollano, ci sono, c'è l'Inter, c'è la Roma, c'è la Juve. Diciamo che il Napoli ci crede soprattutto perché non c'è la Juve, questo è un dato, sì, è un dato di fatto. La Juve che ha problemi in difesa, è palese, è lampante. Ma c'è quest'Inter solida, e poi c'è la Roma, secondo me, ancora prima della Lazio, perché la Roma ha un bel gioco. Di Francesco è riuscito in tempi relativamente brevi a dare una sua impronta, soprattutto a sistemare la fase difensiva come lui preferisce. Ed è un campionato, oggi leggevo su Repubblica, sono tornate le 5 sorelle, io non ero nato nel periodo delle 7 sorelle, però secondo me è un bel messaggio che dà il campionato. Dovesse ritrovare questo appeal, parleremo finalmente di una Serie A aperta, parleremo più di una Serie A che si svincola dal tatticismo estremo, quindi insomma il Napoli può fare da scuola anche in questo senso, e speriamo tutti che lo possa fare. Sì, sicuramente una Serie A più divertente, visto che negli ultimi anni, forse tranne ovviamente il gioco del Napoli, però c'era una squadra in testa alla classifica, ovviamente la Juve, lo possiamo dire, e quindi è stato sempre un po' tutto abbastanza prevedibile. Si è parlato di anti-Juve in questi anni, quindi cosa sta
succedendo a questa Juve, ti chiedo? La Juventus, secondo me, il problema fondamentale non è l'attacco, ma è la difesa, perché la Juventus ha perso due giocatori fondamentali come Bonucci e Dani Alves e non li ha sostituiti, a mio avviso, in maniera corretta. Degnamente. Perché Oivedes e De Ciglio sono due buoni giocatori, ma c'è bisogno di tempo per farli integrare. E soprattutto certo. In questo momento la Juventus sta peccando molto nella fase difensiva, c'è qualcosa che oggettivamente non va nella Juventus, perché in attacco non ci sono problemi. Anche a me questo improvviso digiuno che c'era stato di Higuain non ha mai spaventato, perché comunque è un grande giocatore. Dybala sta continuando a segnare e non si fanno paragoni con Messi, ma sta continuando a fare una grande stagione anche lui. La Juventus è una squadra molto pericolosa, è probabile che prima o poi questi problemi dietro verranno risolti. Sicuramente la partenza di Bonucci ha lasciato, secondo me, molto più fuori dal campo che dentro, perché c'era un terzetto con Barzagli e Chiellini di grandissima caratura, era pressoché perfetto, era l'ossatura che poi aveva l'Italia di Conte in quel famoso Euro che a noi è stato tanto caro, purtroppo poi è andato male con la Germania. Quindi in questo danni ovunque, poi insomma c'è stato questa difficoltà. Però la Juve può tornare, la Juve è in questo momento l'antagonista principale, perché poi l'Inter sicuramente è una squadra solida in questo momento, non ha competizioni europee, quindi potrebbe puntare un po' tutto sul campionato. Bisognerà vedere anche qui nel lungo periodo l'Inter come si comporterà, e mi accodo anche a quello che ha detto perfettamente Cristiano per quanto riguarda la Roma. La Roma è una squadra molto solida, ha due giocatori secondo me sono fondamentali, che sono Alisson e Kolarov, che sono giocatori fondamentali per questa Roma, e bisognerà poi attendere ancora una volta il ritorno pieno di Perotti e poi attendere un'altra volta la stagione di Dzeko, che è comunque un attaccante di tutto rispetto. Quindi anche qui la Roma forse potrebbe perdere qualcosa per quanto riguarda la Champions, ma la Roma può essere anche qui una candidata molto seria per lottare per i primi posti. E vediamo anche Schick come si integrerà. Assolutamente sì. Federico, anche tu pensi che ci sia questo quartetto Napoli-Juve? Sì, più o meno sono queste, anche se bisogna anche considerare che Di Francesco sia, pure nella sua bravura, il primo anno che sta nella Roma, quindi un attimino la squadra ha bisogno di conoscerci, e quindi si sa che si spende un anno di tempo, però insomma ha dimostrato capacità, perché non è facile un giovane allenatore prendere in mano una squadra importante. Nelle grandi squadre bisogna far sì che i giocatori recepiscono bene l'allenatore, perché a volte si subiscono degli esoneri, insomma, certo, che nel corso del tempo si manifestano. Un po' di tempo e... Però mi vorrei sottolineare invece il meraviglio di questa Lazio, perché inizialmente Inzaghi non doveva essere confermato e poi non hanno trovato l'allenatore esatto. E quindi insomma, però mi piace il gioco degli Inzaghi, insomma, non è, diciamo, uno sprovveduto, penso che sia un buon allenatore, quindi anche è una novità per me, per me è una novità, perché non l'avevo messo tra le papabili delle prime. Sì, secondo me la sorpresa finora del campionato è la Lazio, è il vero senso della parola, perché a pari punti con la Juventus ha vinto lo scontro diretto a Torino, non ce lo dimentichiamo, anche lei a meno 3 dal Napoli, quindi certo. È comunque in pienissima lotta anche per i primissimi posti. Inzaghi è un allenatore bravissimo, ha dei giocatori di livello importante, Immobile sta dimostrando di essere un attaccante straordinario, Luis Alberto una sorpresa incredibile, Milinkovic-Savic destinato a grandi palcoscenici perché è un centrocampista totale. Ecco, forse quello che sta mancando un po' alla Roma è il centrocampo in questa fase iniziale della stagione. Nainggolan, Strootman non sono ancora entrati secondo me in forma, e non a caso la Roma ha perso qualche punticino all'inizio, lo scontro diretto con l'Inter peserà tantissimo, anche quello perso ovviamente con il Napoli. Non ci dimentichiamo che è una gara da recuperare a gennaio con la Sampdoria, però comunque da qui a gennaio possono cambiare tante cose. Credo che comunque il gruppo di testa resterà questo, perché c'è una spaccatura tra le prime 5 e le altre, è evidente, praticamente si giocano 3 campionati, quello della parte diciamo alta, quello centrale e quello della parte ovviamente bassa. Il Napoli può dire la sua in questo campionato davvero fino alla fine quest'anno, però come dicevano anche gli altri ospiti, la Juventus non mollerà un centimetro fino alla fine, perché è una squadra forte, una squadra solida, e nonostante le cessioni di Bonucci e Dani Alves, che sono state sicuramente molto molto complicate da gestire anche fuori dal campo, credo che troverà alla fine insomma il modo per uscirne e continuare insomma a vincere le partite che poi chiaramente la Juventus anche in passato ha dimostrato di poter vincere. Credo che Bonucci sia stato capace però di indebolire due squadre con il suo addio alla Juventus, perché comunque al Milan ancora non sembra proprio entrato nei meccanismi di Montella al 100%, forse perché c'è qualche problema tattico che risolveranno strada facendo, e poi perché comunque alla Juve giocava in un meccanismo praticamente già definito, con Barzagli, con Buffon, con Chiellini, era praticamente
una squadra che già sapeva quello che doveva fare, quindi probabilmente questa cessione peserà tanto in termini scudetto. Ecco, grande assente invece Cristiano, il Milan, una grande campagna acquisti e invece numerose problematiche già ad inizio stagione. Ci vuole tempo, no? Sempre per formare una squadra che già si prefissava, già si è prefissata un obiettivo importante come il raggiungimento della Champions League, e il Milan pesa come maglia, pesa come squadra, pesa come storia, pesa anche sulle spalle forti di Leonardo Bonucci che, come diceva appunto, come si diceva prima, ha sofferto non solo il cambio di maglia, ma ha sofferto il cambio d'abitudine, perché Bonucci secondo me era forte proprio per una forza d'abitudine che aveva con la Juventus. Sapeva quando c'era Barzagli magari che sarebbe andato il compagno a coprire una determinata zona di campo, lo stesso con Chiellini e con gli altri compagni. Insomma, Bonucci ha sofferto non solo quella che era la mancanza di quando proprio ti coprono le spalle, sia in termini societari sia in termini di campo, ma ha sofferto anche questa leadership che lui pensava di avere, ma che risulta non esserci propriamente. Vedremo, perché io credo Bonucci, come si è ripreso il primo anno della Juventus, si riprenderà sicuramente anche nel Milan. Però ci vuole tempo, il Milan non ne ha, anche i problemi societari a lungo andare insomma stanno pesando. Assolutamente sì. Chi invece è protagonista di record mai negativo è il Benevento, che infatti è ancora ultimo in classifica a 0 punti, reduce dall'ennesima settimana veramente amara. Guardiamo il servizio. Settimana l'ennesima molto negativa per il Benevento, Francesco, che ha cambiato anche in panchina. Ovviamente i cambi in panchina hanno bisogno del loro tempo, non è che c'è un mutamento e subito si hanno ottimi risultati, anche se sembrava fosse la volta buona per chi aveva al 94esimo raggiunto il pari con Gemmello, e poi, ironia del destino, chi ha siglato la rete della vittoria del passato, un ex azzurro pavoloso per gli amici, Leonardo Pavoletti. Non solo uno, ne ha fatti due, poi un altro ex azzurro come De Zerbi, si è andato a sedere sulla panchina del Benevento, panchina caldissima. Ma quello che secondo me preme sottolineare è l'amore che c'è nella città, che io ho visto dopo il gol di Gemmelli. Ho visto tutta la squadra che sembrava una rappresentazione di tutta la città di Benevento, che oggettivamente sa di essere in clamorosa difficoltà quest'anno in Serie A, e non si può dire spacciata, però sicuramente c'è bisogno di un repentino cambio di marcia per cercare di restare nel campionato cadetto. E quel gol, che era comunque un punto, non erano tre punti, ma sicuramente era importante, aveva dato tanta speranza. Poi purtroppo le partite finiscono quando c'è il triplice fischio dell'arbitro, e quindi è arrivata una sconfitta pesante, molto importante anche a questo punto per il Cagliari, che anche il Cagliari veniva da un cambio di allenatore, perché è tornato Diego Lopez dopo l'esonero di Rastelli, ed è stato proprio un Pavoletti che si sta un po' ritrovando dopo i difficili sei mesi di Napoli, magari non tanto fuori, dove era comunque secondo me il padrone dello spogliatoio, però in campo ha avuto le sue oneste difficoltà, ha trovato la sua fisionomia a Cagliari, è il suo mestiere, il calciatore deve far gol. È un peccato per il Benevento, ma questo può essere un ulteriore schiaffo, forse quello decisivo che può spingere la formazione campana a darsi questo repentino cambio di marcia. Assolutamente sì, quanto è difficile effettivamente darsi una scossa quando psicologicamente sai di essere un momento assolutamente negativo, perché ieri effettivamente più di un'esultanza è stata proprio una liberazione per i giocatori del Benevento. Sì, infatti io penso che comunque la squadra sono tutti volenterosi, il problema è un altro, cioè la squadra purtroppo è quella dell'anno scorso, per sommi capi, quindi l'esonero soprattutto del direttore sportivo insomma doveva un attimo essere fatto molto prima, perché la campagna acquisti si vedeva che era molto deficitaria. Insomma, la storia del calcio ha insegnato, tipo il Chievo, queste squadre qua che hanno imparato che una volta che sono arrivate in Serie A dovevano cercare dei giocatori di categoria, non l'averlo fatto quindi è costato caro al Benevento. Noi siamo simpatizzanti del Benevento perché è una bella cittadina e quindi ci auguriamo sempre il meglio, e certamente De Zerbi, che è un giovane allenatore, molti si chiedono come mai abbia accettato, infatti è uscito il cartellone zingaro eccetera, però siccome è giovane secondo me questa esperienza la deve fare, cioè deve centellinare esperienze anche negative, l'impronta la saprà dare, anche perché poi conosce qualche giocatore tipo Gemmello che lo ha avuto a Foggia, quindi qualche punticino speriamo che lo faccia per salvarsi. Non so, lo stesso De Zerbi ha detto che è una partita tra virgolette un po' difficile, ecco.
Assolutamente sì, non c'era particolare simpatia tra i tifosi del Benevento e De Zerbi per i trascorsi al Foggia, così come sembra non esserci particolare simpatia tra il presidente del Benevento Vigorito e De Laurentiis, che ogni tanto si punzecchiano. Esattamente. Sì, credo che sia meglio che ognuno comunque guardi in casa propria, anche perché comunque non si possono certo paragonare le situazioni. Il Benevento ovviamente è arrivato in Serie A con grande entusiasmo, una prima volta, però c'è modo e modo per affrontare la Serie A. Io penso che la squadra non sia stata assolutamente rinforzata, penso che sono stati presi dei giocatori buoni, sì, ma non giocatori che hanno l'esperienza per salvare una squadra in Serie A. Lo stesso Cataldi a centrocampo, che si era un po' perso dopo delle annate non proprio fortunate alla Lazio, aveva fatto un prestito al Genoa, ma non è un giocatore in grado di poter prendere in mano il centrocampo del Benevento. Ciciretti, dopo un buon inizio, ha avuto anche qualche problema fisico, e lui tecnicamente potrebbe essere l'unico giocatore che magari può dare qualche cosa in più al Benevento. Cioè Iemmello, che è un attaccante discreto, ha fatto bene le ultime gare dello scorso anno col Sassuolo, ma ripeto, non c'è un giocatore in grado di potersi trascinare la squadra e portarla, secondo me, alla salvezza. Il Benevento ha provato anche a mettere sotto contratto Reia, offrendogli 1.200.000 euro a stagione, ma Reia ha rifiutato. Quindi questo vuol dire che probabilmente anche molti tecnici più navigati sanno che la situazione è complicatissima e che la salvezza del Benevento è pura utopia. Il calendario poi non li aiuta, perché la prossima gara sarà a Roma con la Lazio, se non erro, sì, e poi giocherà con il Milan in casa prima della sosta. Quindi per il Benevento veramente si prospetta un campionato complicatissimo, e non penso che il cambio in panchina poi sarà così decisivo. Io penso che a gennaio bisognerà seriamente intervenire in fase di campagna acquisti, sperando che la situazione poi non sia già compromessa, anche perché il Benevento comunque paradossalmente ha 6 punti dalla salvezza, certo, visto che dietro le squadre non corrono, e quindi comunque basterebbero davvero 2 vittorie per rimettere tutto in discussione. Secondo me è molto difficile, speriamo, noi ce lo auguriamo con tutto il cuore, perché è una squadra campana e sarebbe bellissimo che si riuscisse a salvare. Ecco Cristiano, ti faccio un po' una domanda da $1 milione, ma neanche troppo secondo me. Abbiamo parlato di Pavoletti sulla strada del Benevento, è stato anche sulla strada del Napoli, si parla anche di questa emergenza in attacco azzurra, c'era Duvan che sta facendo benissimo, c'è Pavoletti che sembra essersi ripreso, poteva essere una soluzione quest'estate per il Napoli? Credo di no, francamente, per una questione di obiettivi personali che hanno i due giocatori. Credo che la soluzione Milik chiaramente era perfetta, insomma soltanto Milik con Mertens, poi entra in gioco la sfortuna, entra in gioco una situazione che il Napoli non poteva assolutamente prevedere. E quando si parla di Duvan, quando si parla di Pavoletti, si parla anche di un'annata che è particolare questa, perché porta al Mondiale, quindi tanti giocatori vogliono giocare, tanti giocatori si vogliono mettere in mostra. A questo punto Inglese diventa perfetto, perché con i suoi minuti che macina sia al Chievo, insomma non ha tante pretese anche in termini mondiali. Certo, nel giro di Ventura però è rientrato Zaza, potrebbe rientrare Balotelli, insomma la vede più come l'occasione della vita. Quindi il Napoli deve sfruttare anche l'entusiasmo di un giocatore, e Inglese lo vedo perfettamente, cioè un ruolo praticamente ritagliato per lui. Che bello, un po' di pubblicità Inglese, visto che i tifosi spesso non sono convinti. Secondo me è un giocatore che fa gol, che si muove bene, che all'interno di una squadra ben collaudata può dire la sua, perché poi davanti alla porta lì si vede, secondo me, se un attaccante vale o meno. Esatto, al di là del nome serve l'attaccante funzionale al momento, sì, al caso, sì, del neanche del Mertens Napoli. quando fu preso, insomma, era il Mertens di oggi, insomma, un nome così conosciuto, così forte tecnicamente e tatticamente. E ricordiamo, scusami, la parentesi di mister Capuano su Mertens, che fece un pronostico molto, diciamo, poco veritiero, diciamo così. Esatto, e poi in questi giorni invece è sbucato un altro nome, non so quanto d'amore, di fantasia, cioè è stato detto: ricompriamo Quagliarella. Quagliarella sarebbe... Però l'ho presa delicata, no, la verità. Sicuramente Quagliarella è un calciatore che ha sempre amato Napoli, poi c'è stata quella bruttissima vicenda umana che ha caratterizzato il calciatore, che l'ha spinto via da Napoli con l'odio, perché non si poteva definire diversamente, soprattutto per quella che è stata la squadra in cui è stato mandato Quagliarella dopo il Napoli, cioè la Juventus. In questo momento riprendere Quagliarella secondo me non potrebbe essere la mossa decisiva. Io punterei molto di più sull'estro di Inglese, sulla voglia comunque di fare, diceva anche giustamente Cristiano, l'ottica mondiale. Difficilmente Inglese andrà al Mondiale,
però potrebbe essere comunque un'opzione. La nazionale l'ha guadagnato Duván Zapata, che in due mesi di Genova si è guadagnato la titolarità, e la nazionale colombiana, che ha tanta concorrenza in attacco, quindi non è così facile non me la giocare in attacco in Colombia. Quindi in questo momento io sarei molto più tentato da riprendere in qualche modo Inglese, perché sappiamo è già un calciatore del Napoli. Riportare Quagliarella sarebbe, come dire, il coronamento di una storia d'amore, potrebbe essere un tentativo, però Quagliarella a Genova è pressoché un'istituzione, perché è molto ben voluto dai tifosi, è il capitano della squadra, quindi c'è tanta gente che lo vuole bene, e Quagliarella a Genova sa di avere un tot minutaggio. A Napoli questo minutaggio scenderebbe notevolmente, non so fino a che punto converrebbe all'una e all'altra parte. Ecco, oltre che giustamente come ha detto Fabio Quagliarella in un'intervista proprio in questa settimana dopo la gara contro l'Inter, ovvero sì, un giorno vorrei tornare a Napoli, ma ho 34 anni, certo, quindi certo. Conoscendo De Laurentiis non sarebbe possibile questa cosa, anche perché la politica del Napoli è sempre stata quella di non accettare i giocatori di fine carriera ma prospettici, quindi insomma è una cosa un poco che lascia il tempo che trova, soltanto agli appassionati e a coloro che sono legati ai sentimenti possono fare un pensiero del genere. Ecco, anche se la politica di De Laurentiis di quest'estate sembra che stia pagando, perché si è deciso ovviamente insieme a tutta la società, allo stesso Sarri, di confermare in primis i titolarissimi, coloro che erano lo zoccolo duro del Napoli, rinnovare quindi i contratti, patto scudetto, e si rema tutti nella stessa direzione. Assolutamente sì, è stata una scelta oculata, una scelta davvero giustissima, che secondo me darà i frutti poi a fine stagione, perché siamo ancora ad ottobre, quindi non possiamo certo dire se pagherà al 100%, però secondo me è stata un'ottima scelta, perché comunque confermare tutti i giocatori davvero che l'anno scorso hanno già dimostrato di essere giocatori da scudetto, sinceramente, era una mossa importantissima. Anche trattenere Pepe Reina, l'abbiamo detto prima, l'ultimo giorno è stato importante, perché Reina comunque è un leader, è un giocatore carismatico ed è ben voluto da tutta la squadra. Quindi credo che sia stata veramente un'ottima scelta. Poi io mi fido molto di Giuntoli, quindi anche l'acquisto di Inglese credo che sia un acquisto giusto, e che potrebbe, poi nel meccanismo di Sarri, ragazzi, io credo che qualsiasi attaccante potrebbe segnare, obiettivamente, perché esalta davvero bene le caratteristiche di tutti gli attaccanti. Quindi anche Milik lo scorso anno, prima del primo infortunio, aveva segnato 7 gol nelle prime 9-10 giornate di campionato. In Champions aveva fatto una bellissima doppietta a Kiev, non ce lo dimentichiamo. Quindi vuol dire che è il sistema ad esaltare i singoli e non il contrario. Questa credo che sia poi la cosa più importante per un allenatore. Io credo, ripeto, che a gennaio verrà fatta questa operazione, Inglese al Napoli, Milik al Chievo, così anche Milik potrà avere la possibilità magari di giocare senza pressioni e di potersi riprendere, anche in vista poi chiaramente della prossima stagione, nella quale penso che poi anche lui voglia riprendersi la maglia da titolare, quella che aveva fino a un anno fa. Ecco, un gruppo coeso, un gruppo compatto, lo si vede anche dai messaggi sui social. Andiamo a vedere le perle della settimana con il fondamental Instagram. Le perle della settimana social, Cristiano, secondo me sono state assolutamente due, oltre sempre il caffè di Insigne, che lo riproporremo, anche perché non ha audio, quindi è tutto labiale, va visto un po' così. Vabbè, ovviamente ci scherziamo sopra, come è giusto che sia. Prima perla, un Mertens di ritorno da Genova, versione hit, col cappuccio, così, ma anche un messaggio dei nostri amici di SSC Napoli, Operazione Nostalgia, che dicono: ormai nei prepartita delle gare del Napoli siamo così nervosi che sembriamo Calaiò con i suoi piccoli tic. Quindi, esatto, un po' le perle del web. Ci si diverte anche in questo modo, soprattutto in questo modo, però menzione d'onore per Insigne, cioè secondo me ha vinto proprio il titolo di fondamental Instagram dell'anno, perché anche la genuinità di questo gruppo, no, si vede da questi momenti. Io volevo sottolineare appunto nelle dirette che fanno i giocatori, nelle domande che hanno fatto da Facebook a Diawara ha confessato il suo rapporto con Sarri, ha detto: ogni tanto mi sgrida, ma io mi sto scocciando, ogni tanto mi sgrida, ma basta. Però l'ha detto in modo ironico, quindi il ragazzo insomma ha capito che, essendo che c'ha 20 anni, un attimino. Esattamente. Però sei già annoiato di Sarri, fuma sempre, mi scoccia. Ma mi sa che non c'è speranza, anche perché Sarri scrive, ma cosa scriverà sulla sua agendina in panchina? Scrive tanto, No, sono le appunti di Benitez. Per non sbagliare. Una telecamerina dall'alto per far vedere giusto un rigo. Esatto.
Una Sarri Cam personalizzata. Esatto, la sì. Sarri Cam, perché se davvero è così vulcanico, non oso pensare, secondo me sono tutti offese. È un perfezionista. Io si è visto ieri dopo il gol di Trapper imbufalito. Sì, io penso al di là del gol in sé, del movimento sbagliato di Chiri, che c'era qualcosa già prima che non gli piaceva. E quindi lui è così, è maniacale, è giusto che sia così. Secondo me ce ne dovrebbero essere di più di persone di questo calibro. È una persona che non si accontenta, sa che c'è un limite, ma il limite può essere superato. Quindi quello che fa Sarri lo segna, lo ribadisce ai propri giocatori, sta giornate, nottate a vedere i video delle partite, perché c'è qualcosa da migliorare. 90 minuti sono un limite talmente basso per lui, che c'è tanto alto in quei 90 minuti, che è un insieme così vasto che lui trova sempre magari anche il pelo nell'uovo, ma c'è qualcosa che deve essere migliorato, lui si mette di impegno e fa di tutto per migliorarlo. E d'altra parte sono i dettagli che fanno la differenza poi, e Sarri in questo ha dimostrato di essere un allenatore meticoloso, attento, preciso, puntuale. Non ci dimentichiamo ad esempio la gara di Champions col Feyenoord, quando il Napoli incassò il 3-1 al 95esimo, distrusse la panchina praticamente per quel gol incassato alla fine. Quindi questo rende l'idea proprio dell'attenzione maniacale che ci impiega Sarri nel preparare le partite. Si è parlato tanto di questa sua vacanza in estate, rinchiuso in albergo a guardare i video del CSKA Mosca, che era una possibile avversaria nel playoff, perché era una delle squadre più temute da Sarri. Questo veramente fa capire che è un allenatore che prepara le partite a 360 gradi, e lo ripeterò davvero fino alla noia, il valore aggiunto di questa squadra. Ecco, Sarri top player, il vero top player di questo Napoli? Assolutamente sì, si vede anche dagli allenamenti a cui possiamo assistere, proprio a Di Maro. Sono tanti esercizi che si ripetono continuamente, fino alla nausea davvero, dei giocatori, chiaramente non nostra, però è un allenatore fantastico, che sa creare una squadra dal punto di vista umano, la sa creare assolutamente dal punto di vista tattico, e soprattutto è uno dei pochi allenatori che sa migliorare i giocatori, che magari non dispone di una rosa sulla carta fortissima, però quei giocatori che ha li fa rendere al meglio, e si vede con Caglione, si vede con questo nuovo Mertens, si vede la crescita di Insigne, a parte l'attacco, quanto sono cresciuti i centrocampisti, quanto sta crescendo Zielinski, quest'anno magari un po' meno, però anche la fase difensiva del Napoli, che è la miglior difesa finalmente, il primo anno in cui il Napoli può vantare questo record, insomma tanti aspetti che riconducono ad un uomo solo, il condottiero Sarri. Francesco, visto che hai sdoganato ufficialmente la parola scudetto, ti becchi la domanda ora. Proiezione, siamo a maggio, giugno, fa caldo, l'inverno ormai è andato, il Napoli ha vinto lo scudetto, tanto lo possiamo dire perché l'hai detto tu, quindi nel caso la colpa è la tua. Ti assumi le responsabilità. Ha vinto lo scudetto, cosa potrebbe succedere secondo te, partendo proprio da Sarri? Cioè, il terzo anno si è rivelato l'anno perfetto, insomma, poi il quarto nel caso sarà ancora più complicato, quindi secondo te sarebbe poi lo stesso Sarri ancora più migliorabile? Diciamo che in quelle ipotesi l'idea dovrebbe essere quella di confermare ulteriormente il blocco ed aumentare gli investimenti, un po' come onestamente ha fatto la Juventus quest'anno, che ha speso 140 milioni per giocatori che stanno in panchina. Quindi in questo momento l'obiettivo del Napoli sicuramente è quello di arrivare a fine giugno, come dice, a inizio giugno, con quel trofeo in mano che manca ormai da tanti anni e che tutta la piazza azzurra sta in qualche modo aspettando. Poi bisognerebbe riconfermare Sarri. Secondo me preferirei perdere Mertens ma tenervi Sarri. Questo lo dico apertamente, perché Sarri è l'autentico miracolatore in questo momento. Cioè è colui che ha preso in mano una squadra che veniva da momenti difficilissimi, come quello di Benitez. A Napoli ancora si ricorda quella sconfitta interna con la Lazio, che fu drammatica, del famoso rigore sbagliato di Higuain. Ed è stato in grado di portare una squadra in pochi anni ai vertici del calcio italiano. Non è facile, però è sicuramente l'uomo in più di questo Napoli, l'uomo che va assolutamente riconfermato. Dal punto di vista contrattualistico non è un top allenatore, Guardiola prende circa 16 milioni in più di lui, e ci sono tantissime compagini che vorrebbero Sarri in questo momento in Italia e non solo, e sfido chiunque a fare il contrario in questo momento, perché è sicuramente un grande allenatore. Quindi secondo me l'obiettivo principale sarebbe quello di riconfermare Sarri, sedersi a tavolo con De Laurentiis, mettere nero su bianco, dare un progetto di lungo periodo con Sarri, che dopo tanta gavetta si sta meritando di essere in questo posto, di essere tra i top allenatori del calcio europeo. È giusto che sia così, e se il Napoli vuole continuare su questa linea, al di là di vincere o perdere, che ha comunque la sua valenza, è importante, ma secondo me bisogna fare un ragionamento più di lungo periodo. Sarri in questo momento è l'uomo ideale.
Assolutamente, sei stato fantastico e io scendo un po' di categoria, parliamo infatti brevemente di Serie B, vincono Avellino e Salernitana, Salernitana che sta vivendo un periodo praticamente d'applausi, infatti agganciata alla zona playoff, guardiamo il servizio. Abbiamo visto Avellino e Salernitana vittoriose che saranno impegnate in due gare difficili, infatti Salernitana-Empoli sabato e domenica Parma ed Avellino. Quindi ovviamente ci auguriamo che vadano bene per entrambe, ma sarà un prossimo turno per la Serie A ugualmente da tenere d'occhio, caro Federico. Infatti abbiamo, oltre Benevento-Lazio, che già abbiamo nominato, e Sassuolo-Napoli, anzi Napoli-Sassuolo, abbiamo anche Milan-Juve, Roma-Bologna e Verona-Inter. Cosa succederà? La partita Milan-Juve è abbastanza interessante, sì, perché comunque ritroviamo un Bonucci spostato di squadra. Però anche se non sempre sullo sgabello. Insomma, sono due squadre, chi per un motivo, chi per un'altra, che si stanno un attimino cercando di trovare una loro dimensione. Però io vedo che sono sempre squadre importanti e ne uscirà fuori, chissà se la Juventus riuscirà a vincere, però vedo che il Milan più di tutte ha delle difficoltà, ma non sappiamo se è colpo o meno di Montella, forse è perché la squadra più di tutte è stata un po' rivoltata come un calzino, quindi mettere dei campioni tra di loro non è mai semplice. Però insomma dobbiamo sempre guardarci le spalle, la Juventus è sempre la Juventus, quindi dobbiamo sempre stare attenti, perché comunque sia sono squadre insomma da tenere d'occhio, e quindi è sempre importante cercare di vincere. Per quanto riguarda il Sassuolo, stiamo vedendo che il cambio di allenatore insomma ha portato dei malefici anziché dei benefici, perché comunque la squadra si è smarrita, anche se più o meno era quella dell'anno scorso. Quindi io sono fiducioso per questo, perché il Napoli è maturato. È vero che ci sono sempre dei svarioni difensivi, però il Napoli durante la partita ha questa determinazione nel voler superare anche nelle gaffe che fa. Insomma, questo è importante, che la squadra è maturata, questo lo dobbiamo dire. Ecco, infatti molto, perché magari abbiamo visto anche la partita con l'Atalanta, erano gare che magari il Napoli lo scorso anno aveva grande difficoltà nel portare a casa e molto spesso infatti non le vinceva, quindi sicuramente una partita da non sottovalutare, però il Napoli non può temere assolutamente il Sassuolo. Assolutamente, non ce ne voglia il buon Cristian Vucchi, che comunque insomma è un ex... sarà un ex appunto domenica, però credo che non ce ne sarà davvero per nessuno. Insomma, il Napoli contro il Sassuolo vincerà, credo ci possiamo veramente sbilanciare nel pronostico, anche perché non dovrebbero giocare né Cannavaro né Berardi, che sono usciti malconci dalla gara di ieri, persa tra l'altro in casa contro l'Udinese, quindi comunque il Sassuolo non sta vivendo un buon momento. E per quanto riguarda invece le altre sfide, ovviamente Milan-Juventus, penso che insomma tiferemo tutti per i rossoneri, perché comunque sono in ritardo in classifica, ma soprattutto perché la Juventus comunque insomma sta andando bene, anche se Allegri comunque ieri ha detto che bisogna migliorare, che comunque ci sono troppi cali di tensione. Però la gara di Milano secondo noi potrebbe anche essere una gara trappola, perché il Milan a Verona ha dimostrato comunque di essere una squadra compatta e di essere con l'allenatore soprattutto, e quindi a San Siro in casa secondo me non sarà proprio così scontata la partita, anche una se la... X politica insomma, una X ci potrebbe stare. Ha fatto così per le bollette del weekend. Esatto. Vabbè, non ne parliamo, infatti idem. Cristiano invece Napoli-Sassuolo, dicevamo, chi cambieresti, cosa farà secondo te Sarri, anche se ci ha abituato a non grandi stravolgimenti, anzi. Ma un po' di turnover secondo me serve, anche se comunque nell'ultima partita qualche cambio c'è stato. Proverei magari Kayon prima punta, perché no? Anch'io. Kayon prima punta, cambierei qualcosina proprio lì davanti, anche per testare in vista di un periodo comunque che si fa importante, decisivo. Ci sarà anche la pausa per le nazionali, ma sappiamo che i giocatori del Napoli praticamente non si riposano mai, quindi insomma va visto anche in quest'ottica questo periodo. Per quanto riguarda poi Milan-Juve, San Siro, 80.000 persone, Milan e Juventus, se la Juve gioca come sa secondo me non ha rivali, quindi il Milan deve trovare in fretta la quadratura del cerchio. Quindi classifica che secondo te resterà invariata, più o meno invariata? No, io penso resterà pressoché invariata, perché la Juve, nonostante ieri contro la Spal abbia vinto, ma non c'è stata una grande prestazione da parte degli uomini di Allegri, può dare la scossa decisiva in un campo molto difficile, come quello del Milan. Il Milan ieri ha vinto, ma secondo me non sta ancora convincendo appieno.
diceva giustamente, la fiducia nell'allenatore c'è, la squadra l'ha dimostrato, ma la Juventus, come ha detto Cristiano, se gioca da Juventus non ce n'è per nessuno. Mentre invece per il Napoli sicuramente una partita interna contro il Sassuolo, in vista poi del 1° novembre della sfida col City, c'è bisogno di fare turnover. Io personalmente farei rifiatare Isai, che ha molto sofferto contro la velocità di Sané contro il Manchester City, potrebbe essere la partita di maggio, qualche cambio lo farei anche a centrocampo. E chissà, perché non provare magari proprio un Caglione in prima punta, perché questi esperimenti vanno fatti, in allenamento si possono fare tutti gli spostamenti, le modifiche del caso, però poi vanno provati in partita per vedere se è possibile eventualmente riconfermarlo in futuro. Assolutamente, noi siamo in chiusura, vedremo ovviamente giovedì prossimo cosa accadrà. Ringrazio i miei ospiti, Cristiano Corvo, grazie mille. Grazie Alessia, un saluto a tutti. Francesco Vassura, grazie. Grazie, grazie Buona quanto vuoi. Ciao. Federico Mancini. Grazie Alessia e un saluto a tutti quanti. E Ciro Galpa, grazie, grazie mille. Grazie Alessia, è stato un piacere. Io vi do appuntamento come sempre a giovedì prossimo, sempre alle 21.30, qui su Teleprima con Area Gol. Alla prossima. Siamo pronti. Allora, pensi di tenere il mio passo? Thank you.